Bene ragazzi, adesso faccio una breve passeggiatina e così testiamo il bastoncino. Allora me lo metto, ecco, più orizzontale possibile, ne faccio un giro e quindi proviamo come viene la ripresa passeggiando. Voi potete con il pulsante in alto a destra scegliere quale angolazione vedere. Siete? Potete scegliere se guardare in alto, a destra e a sinistra. Adesso ci stiamo qua davanti a me, guardate qui, girate il coso fino a vedere davanti a me, abbiamo un cavalletto. Ora con questo cavalletto io andrò a collegarmi qua. Quindi ok, metto la sicura. Perfetto. A questo punto mi regolo in modo tale che la testa. Ok, verso il basso, perfetto così. A questo punto stringo un po', io vedo che sta armeggiando qua, stringo un po' la frizione. A questo punto mi posso anche abbassare. Ok, penso che così vada bene, se all'incirca può andare bene così. Mi metto seduto, se non cala, cos'è? Ah, questa è la frizione da stringere. Ok, se stringo questo non dovrebbe cadere perché è abbastanza leggero. Sì, ce la dovrebbe fare. Adesso vi dico, sto seduto, voi potete vedere me, potreste vedere anche gli altri divani e l'unica cosa che non potete vedere è il soffitto, perché non è un vero 360 gradi, è un 360 gradi tutto intorno. Però sta delle gamberine da qualche parte appoggia e quindi il soffitto non si vede. Esistono anche quelle là che arrivano avanti e dietro, però non è questo il caso. Questa riprende anche perché poi diventano più pesanti da elaborare. L'ho messa in ricarica 5 minuti perché ho venuto a forza di giocarci oggi e mi si è caricata abbastanza velocemente. Sto filmato, perlomeno lo sto facendo con questi 5 minuti di sta cosa che è rimessa sotto. Sotto carica è la qualità, secondo me è paragonabile alla GoPro. Il prezzo è paragonabile alla GoPro perché mi è arrivata da Amazon.com con 315 euro compresa di tanti accessori. E se vivevi in America la comprava a 220 dollari. Se vivevi in America, quindi non pagavo sdoganamento e costi extra, l'avrei pagata veramente due soldi. Se vivevi in America. E comunque in Italia non costa tanto rispetto a una GoPro, secondo me è meglio della GoPro perché è più divertente, perlomeno le riprese sono più insolite. Quando lo usi proprio come grandangolo, è un grandangolo praticamente a 180 gradi, riprende talmente largo che è una ripresa insolita. A questo devono servire queste riprese qua, a creare un punto di vista insolito, perché poi la qualità migliore non c'è quando c'è questi super grandangoli, diciamocelo chiaramente. La qualità migliore c'è quando si usa l'ottica giusta, a secondo dei casi, può essere 50, invece queste sono super estreme, quindi nella vita reale si utilizzerebbero in pochissimi casi. Però sono sfiziose, fanno quelle cose strane che quando sei in giro fai vedere proprio tutto, tutto. E quindi 1000 accendini le approva. Avete guardato a destra e a sinistra? Avete il pulsantino in alto a destra per poter fare tutto quanto. Adesso spengo e vedo un pochettino di elaborare perché va elaborato con il suo software in modo che va su YouTube, che se no ti viene un video che è un video tondo, una specie di palla tonda che comunque si vede tutto, però non è ottimizzato per fare questa collaborazione con YouTube che tu da casa sembra che sei all'interno dell'ambiente. Beh, datemi consigli, suggerimenti, dove potrei usarla? Senz'altro in macchina potrei utilizzarla, come quello youtuber americano Mirko Yax. Però la bici purtroppo non posso metterla in alto, cioè è difficile metterla in questa situazione qua. Adesso mi sto abbassando un po' e quindi è più ad altezza dei miei occhi. Quindi voi avete una vista più bassa, poi ditemi adesso, io penso che era meglio prima, un po' più alto, perché penso che a questo punto taglia quest'altezza, però niente, ci stavo, ho fatto anche la prova di metterlo più basso. Praticamente a questo momento è all'altezza della mia testa, in questo momento qua. Prima invece era qualche centimetrino più su.
da movimentarlo. L'audio mi è sembrato abbastanza buono, le prove che ho fatto, vediamo col vento prossimamente. La bicicletta non credo di riuscire a trovare un modo per metterla così davanti alla mia testa, che sarebbe figo tagliare il cielo e vedere tutto il resto, ma mettere la telecamera sopra la testa in modo abbastanza stabile è complicato. Più facile metterla vicino al manubrio e vediamo. Adesso farò le ricerche scrivendo bike e il nome di questa telecamera per vedere quali sono le varie soluzioni che nel mondo hanno trovato. Vabbè, interrompo il video, mi raccomando, seguitemi e pollice in su.